Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. La madre di Alice Scagni, la donna uccisa dal fratello Alberto a Genova, ha scritto al procuratore una lettera dura in cui chiede di divulgare le telefonate in cui i familiari chiedevano aiuto per curare l'uomo. Ho l'atroce sospetto che si voglia far calare il silenzio su ciò che è accaduto. La mamma di Alice Scagni, uccisa dal fratello Alberto la sera dell'1 maggio scorso a Genova, ha scritto al procuratore del capoluogo ligure Francesco Pinto una lettera in cui chiede di divulgare le telefonate in cui i familiari chiedevano aiuto per curare il figlio omicida. Sono perfettamente consapevole del fatto che le cronache su come è stata distrutta la mia famiglia presto termineranno. Ho l'atroce sospetto che si voglia far calare il silenzio su ciò che è accaduto, così Antonella Zarri, che aggiunge, io dico da madre alla quale sono stati uccisi due figli, abbiate il coraggio di rendere pubblico il drammatico dialogo di un genitore che invoca disperatamente aiuto sapendo che il proprio figlio, delirante, impazzito, sta per uccidere sua sorella, e la risposta delle forze dell'ordine. O forse la vergogna di qualcuno deve essere protetta? La lettera della madre di Alice e Alberto Scagni è stata affidata alla Repubblica, la stampa, il Secolo XIX. Alice Scagni. Ho visto in modo prepotente e spietato insorgere la malattia in Alberto e progredire in modo inesorabile alimentata proprio dell'amore che aveva per sua sorella con la quale aveva sempre avuto un rapporto speciale. Ho cercato in tutti i modi che conoscevo di arginare quella malattia che mi spaventava sempre di più fino a non riconoscere più mio figlio. Abbiamo cercato aiuto nelle istituzioni. Ci siamo imbattuti in una fredda e ignorante burocrazia. Indolente ma prepotente nel suo reiterato e pigro rifiuto di farsi carico del proprio ruolo di garanzia ed aiuto verso i cittadini in difficoltà, si legge nella lettera della donna. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.